a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, siamo tornati di nuovo qua in Clash House, quindi stiamo di nuovo registrando un video dal main stage della house. Mi raccomando, fatemi sapere come si sente l'audio perché sto registrando col telefono e con la fotocamera perché purtroppo non ho il mio microfono dietro. Spero si senta bene. Mi raccomando, lasciate tanti like di supporto e commentate scrivendo cosa ne pensate appunto del giocatore di cui andremo a fare la review oggi, ovvero Quadrado85 SBC. Fatemi sapere cosa ne pensate, voglio rispondervi con questo video alle tante domande che mi avete fatto, dove mi avete chiesto se ne vale la pena o non ne vale la pena, eccetera, eccetera, eccetera. Mi raccomando, valutate bene se farlo o non farlo, però vi darò la mia opinione con questo video. Mi raccomando invece, passate a tutti i social in descrizione e lasciate tanti like. Questa, ragazzi, è la squadra che andremo a utilizzare per provare Quadrado. Ho messo Chiesa perché non sapevo che cazzo mettere tra quelli che avevo in panchina o nel club. Ne ho messo uno un po' a caso. Poi la difesa è già cambiata nella mia squadra principale perché prima c'erano Ramos e Ter Stegen, ora c'è Van Dijk insieme a Alisson. Avevo già levato il buon Semedo per il mitico Dumfries. Dopo questa serie di cambi fantastici, oggi proviamo Quadrado. Ho fatto un paio appunto di cambi in rosa per mettere qua Ronaldo per dare intesa a Quadrado e sopra c'è ovviamente Chiesa che è lì un po' per caso, in realtà è anche per fare la sfida di Politano. Questa è la squadra, poi in game sarà un 4-2-3-1 con Alan Blanc a centrocampo, Ronaldo davanti, metterò Neymar, Chimba e Chiesa sulle fasce, ma sarà più che altro per provare il Quadrado. Quadrado che si presenta con queste caratteristiche, è piede preferito ovviamente destro, 3 piede vuole 5 massa abilità, quindi per un terzino in realtà va benissimo. Velocità è veloce, lo sappiamo, lo è nella carta principale, quindi ovviamente lo è anche in questa versione. Il tiro non era incredibile in nessuna versione e rimane non incredibile anche in questa. Sicuramente ha una buona potenza, un tiro dalla distanza decente, ma non finalizza, quindi in realtà un po' come tutti i terzini alla fine. Quindi non è quell'esterno terzino per finalizzare le azioni, quanto più per costruirle. Il passaggio non è incredibile, non è anche questo dei migliori, ha un buon passaggio corto. Il passaggio lungo è abbastanza pessimo. Il cross è decente, diciamo che mediamente non è così male. Il dribbling è sicuramente una delle sue caratteristiche più importanti, è sicuramente fenomenale. In difesa e in forza fisica, che sono caratteristiche molto importanti per un terzino, pecca veramente tanto. Quindi, secondo me, guardando un po' queste caratteristiche, essendo che pecca in difesa, pecca nella forza fisica, non è male di testa, non è male in resistenza, è veloce. Credo che per utilizzarlo come terzino non sia male neanche perché alla fine purtroppo l'altro terzino diciamo in ranking dopo Quadrado è Florenzi che non è incredibile nella versione diciamo base. La difesa e il fisico sono le cose più importanti da migliorare. Io gli metterei Sentinella forse per renderlo difensivamente decente perché il passaggio vabbè forse lasciare un attimo perdere perché secondo me lascia troppi buchi difensivi se no. Quindi proviamolo con Sentinella, la metto proprio insieme a voi così poi andiamo a vedere effettivamente quanto gli migliora le caratteristiche, quanto effettivamente poi lo renda più forte in fase difensiva. Come Sentinella arriva ad avere 71 di intercettazione, 72 di precisione testa, 77 di lettura difensiva, 90 di contrasto piedi e 94 di scivolata. L'elevazione arriva a 89 e la forza fisica a 72 con 93 di aggressività. Sicuramente in questo modo ha diciamo, una difesa da 80, 79, 80, penso più sull'80 e il fisico arriva anch'esso sull'80, 85, quindi diventa sicuramente molto più forte. Andiamo poi a vedere in game come rende, però insomma vediamo chiaramente quali possono essere i problemi, vediamo se poi effettivamente valga la pena. Per il prezzo secondo me vale comunque la pena farlo, però andiamo a provarlo. Prima di iniziare, ragazzi, però volevo chiedervi: vorreste dei FIFA Points gratis? Beh, il 22 dicembre a Milano, al Bugger Arcade Bar, un locale in zona Vigli di Milano, dalle 16, appunto, del 22 dicembre, ci sarà un torneo di FIFA 20 gratuito, a iscrizione gratuita, dove i primi tre vinceranno FIFA Points. Ci sarò anche io, non gioco, ma sono lì per farci due chiacchiere, seguire il torneo. Se volete passare anche solo per conoscerci, è un'ottima occasione. Vi lascio anche il link di Telegram in chat. Iscrivetevi mandando alla loro pagina di Instagram i vostri dati se volete partecipare a questo torneo, quindi trovate in descrizione il link di Instagram per iscrivervi e il link di Telegram per partecipare appunto a questo gruppo dove effettivamente se ci saranno i tornei avrete modo di essere aggiornati e sapere quando sono. Ora però è arrivato il momento di andare a valutare questa carta, quindi partiamo analizzando i pro, i ni e i contro, come al solito, come in ogni carta che andiamo a analizzare con questo format. Partiamo dai pro.
Tra i pro della carta ci sono sicuramente l'intercettazione, mi ha stupito veramente tanto, onestamente non mi aspettavo un valore così buono in termini di intercettazione in campo, perché ok, le statistiche dicono quello che dicono, ma poi andando a provarlo in game mi è piaciuto veramente tanto, è veramente bravo a intercettare i palloni sia nel, quando magari un avversario si sta girando, sta facendo un dribbling e quindi si va a posizionare da solo a intercettare il pallone sul, diciamo, sull'uscire dalla finta, ma anche magari su lanci lunghi, passaggi filtranti, passaggi normali, è sempre bravo a indovinare il momento giusto per intercettare il pallone, lo fa molto spesso con successo, quindi questo mi piace veramente tanto di questa carta. Dall'altro lato, ovviamente, l'intercettazione è valida non solo perché è valida l'intercettazione stessa, ma perché è molto veloce. Quindi il secondo pro è sicuramente la velocità, sicuramente molti di voi comunque questo lo potevano prevedere, perché ovviamente la velocità è uno dei valori migliori di Cuadrado anche nella versione normale. È un giocatore veloce, questo non lo può togliere nessuno, però insieme alle altre statistiche, in fase difensiva è veramente importante. Poi vabbè, è un giocatore veloce, quindi oltre che recuperare giocatori in velocità o in difesa, è in grado quindi anche in fase offensiva di prendere la profondità o di andare comunque a superare un avversario in velocità, di creare superiorità numerica appunto con la velocità, eccetera, eccetera, eccetera. È molto veloce, questa è sicuramente una caratteristica molto importante. Il terzo pro di questa carta è la lettura difensiva. Unita alle altre due caratteristiche lo rendono un terzino veramente interessante, perché è molto bravo appunto a leggere le situazioni. Non l'ho mai trovato magari incredibile dal punto di vista del contrasto, incredibile dal punto di vista della scivolata, quanto più ho trovato che è molto bravo a posizionarsi, a non lasciare spazi, a capire insomma quando è il momento di andare addosso al giocatore, quando è il momento di restare da solo. Ovviamente questo in fase di lettura della CPU, perché poi quando lo usi manualmente è una scelta tua, però la parte diciamo gestita al giocatore stesso è molto bravo a leggere le situazioni, quindi a diciamo intervenire al momento giusto da solo automaticamente tramite la CPU, quindi questo è sicuramente un'ottima cosa. Poi i ni, diciamo che secondo me non ce ne sono veri e propri ni, diciamo che vabbè, le altre caratteristiche difensive sono positive e magari non incredibili, quindi potrebbero stare sul ni, ma non lo so, non mi sembra posizionarle tanto lì. Secondo me invece però c'è un no veramente forte, che è la forza fisica. È troppo poco forte fisicamente e non è un, diciamo, proprio schifoso, eh? Capitano che vince dei contrasti fisici, però generalmente non mi ha convinto per niente, capita molto spesso che perde contrasti fisici, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi fate molta attenzione, perché è veramente facile da lanciare via, farlo volare, proprio così e vola. Quindi, insomma, fisicamente non è incredibile. Ora invece andiamo a parlare, come al solito, del posizionamento di questo giocatore, dove è meglio posizionarlo in game, quali sono le migliori posizioni che può giocare. Allora, secondo me è abbastanza duttile come giocatore, può giocare come terzino destro, può giocare come esterno destro magari in un centrocampo 4 o di una squadra con una difesa 3, è in grado di giocare come mediano in una mediana 2, magari di fianco a un mediano un po' più puro, è in grado di giocare in un centrocampo a 3, come mezzala, come CC, insomma può giocare in tanti ruoli, e questo è molto importante perché lo rende un giocatore duttile a diverse soluzioni e a diversi moduli. Dall'altro lato, questo giocatore io lo utilizzerei con lo stile intesa che ho impostato fin dall'inizio, se non ero sentinella, e per il resto ragazzi, è worth, non è worth? Ovviamente questa domanda che ci poniamo sempre, secondo me sì, è assolutamente worth, per il semplice fatto ragazzi che costa 20-30k, quindi già a priori di questo fatelo, perché di terzini alternativi veramente validi in Serie A non ce ne sono tanti, perché comunque l'unico terzino diciamo valido in Serie A probabilmente è Florenzi, che comunque non è incredibile, ha le sue pecche, quindi questa carta insomma ha delle migliorie sotto alcuni aspetti, magari un po' meno forte sotto altri di Florenzi, però generalmente poi col fatto che è comunque del Piemonte Calcio, da intesa Ronaldo eccetera eccetera, secondo me è una carta veramente valida. E per di più comunque in campo mi è piaciuto più di quanto mi sarei aspettato, poi ovviamente non è il terzino più forte del gioco, però comunque insomma in Serie A secondo me si posiziona soprattutto con questo costo come il terzino più forte del momento della Serie A, quindi secondo me straconsigliato, vi consiglio di farlo, di provarlo e vedere se vi piace. Fatemi sapere nei commenti se l'avete provato, l'avete fatto, o comunque se non l'avete fatto perché non l'avete fatto, fatemelo sapere. E nulla ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video, che sarà lunedì penso, scusatemi se uscito tardi, ma ho avuto dei problemi con la mia SD, infatti me ne hanno prestata una qua in Clash House, qua mi vedete in stampelle. E nulla ragazzi, lasciate like
iscrivetevi, attivando le notifiche, passate a tutti i social in descrizione, Facebook, Twitch, Twitter, Instagram, Discord, sono dappertutto, anche perché in questi giorni sarò veramente spesso in live o farò cose, giocherò Weekend League, eccetera, eccetera, contenuti su Instagram insieme a Diego e a tutti gli altri, quindi seguite il canale e ci vediamo ragazzi nel prossimo video. Bella a tutti!